animale è quello che mi anima. I principi sono due. Allora, ti ritorna dalla vita solo quello che fai, metti in campo a fondo per tutto, per puro piacere di farlo. E ti ritorna in misura di uno a uno. Quello che fai per il dovere, eccetera, ti riporterà sempre al dovere. Quello che fai per fatica ti riporterà solo fatica. Ti ritorna quello che metti in campo. E resta, secondo principio, chiamatelo principio della trascendenza, mentre il primo non possiamo chiamarlo, io lo chiamo il principio dell'investimento, cioè investo e mi ritorna quello che investo in misura di uno, e se investo per puro piacere mi ritorna positività, emozione positiva, miglioraggio, progressione, se no mi ritorna quello che ho investito, la fatica mi porterà sempre a fare. E la seconda è il principio di trascendenza, cioè resta, incide, mi dà un cambiamento solo quello che trascende, cioè va al di là di quello che io faccio. Se io stamattina voglio farmi semplicemente rilassare o mi devo guadagnare del denaro, allora non vi rimarrà niente. Se invece sentite che io sono animato da uno spirito sincero, va al di là di questa mattinata e che sto cercando davvero una strada per aiutare il più grande numero possibile di persone, allora vi resta qualcosa, se no no, resta solo quello che trascende, lo spirito da qualche parte, cioè le imprese commerciali, le imprese personali, quando ve le raccontano, no? E voi dite, oddio, non c'è capo né coda in questo negozio che avete aperto, cioè sentite proprio quando entrate, quando siete clienti, quando pensate a delle azioni che avete fatto voi stessi credendoci, cioè poi non vi hanno dato i risultati. Io le chiamo i tir e molli, no? Non posso fare a meno di andare quando ci sto per rendermi conto che in realtà non era quello che volevo. E lo ripeto, lo ripeto, lo ripeto. Questi circoli viziosi ci ammazzano. Solo la chiarezza e l'accettazione. Poi dopo vi faccio vedere il quadro generale dell'accettazione, posso anche metterlo comunque.